In questa settimana si è parlato molto di ferrovie su TV e giornali. L'effetto è stato innescato dal botta e risposta sul tema del taglio degli stipendi dei manager pubblici tra il presidente del Consiglio Renzi e l'AD di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. Nella discussione ha fatto capolino anche il nostro Diego Della Valle, che ha attaccato Moretti per il suo operato. Ma per le Marche è stata una settimana importante perché è stato annunciato ufficialmente l'ammodernamento dopo oltre 50 anni della stazione del capoluogo di regione. Questo ci consente di avere un servizio nel futuro più moderno dal punto di vista della tecnologia, perché si passa da una organizzazione, diciamo così, elettromeccanica a una elettronica, e questo sulla carta e anche in concreto dovrebbe consentire poi anche una velocizzazione degli scambi e quindi anche per tutti i tempi di percorrenza della tratta adriatica. L'intero investimento sarà di 40 milioni di euro, interamente coperti da Ferrovie dello Stato, di cui 10 arriveranno già nel 2014. La direttrice adriatica è interessata da un progetto di investimento di velocizzazione che consente di elevare gli standard dell'infrastruttura, di adeguarla ai migliori standard, quindi di elevare la velocità portandola a 200 km all'ora. Scusate. E già è stato previsto nell'ultimo disegno di legge dal governo e quindi compatibilmente con le risorse che il governo ci sta passando li utilizzeremo per dare al meglio della capacità della nostra infrastruttura. I lavori comporteranno inevitabili disagi concentrati soprattutto ad aprile, quando la presenza di pendolari sarà minore, e riguarderanno alcuni treni. In particolare per il tratto Ancona-Ancona Marittima, l'azienda Conero Bus collaborerà per limitare i disagi offrendo corsi in autobus a chi esibirà il biglietto del treno. Se da un lato tra alcuni mesi la linea adriatica potrà beneficiare dei vantaggi di questo ammodernamento, oggi chi viaggia in questo tratto deve ancora sopportare diversi problemi. Abbiamo avuto una situazione assolutamente assurda lunedì scorso, quando due vagoni chiusi, quindi praticamente da Porto San Giorgio in poi nessuno poteva salire. La cosa bellissima che ho fatto come esperienza è stata quella proprio di prendere il treno io direttamente, per rendermi conto, perché comunque poi intervenire su servizi pubblici senza rendersi conto, perché comunque qualcuno lo racconta, non è il mio modo di fare, quindi ho voluto salire sul treno e vedere il percorso. Forse in questi momenti di restrizione economica chi è a capo e chi dirige proprio un servizio deve prendere il treno un pochino più spesso. Credo che chi ha la funzione di organizzare non salga più su un treno, non si rende conto di come vengono gestite le corse da anni e anni. Rispetto a questa situazione, l'assessore ai trasporti regionale Luigi Viventi ha ricordato che entro il 2014 Trenitalia si è impegnata a sostituire tutti i mezzi più vecchi che circolano nel nostro territorio e che la conferma potrebbe arrivare entro pochi giorni.